Eccoci ragazzi, allora sono sul lago di Sauris, proprio sul lago, sono appena partito dalla diga e siamo a bordo di Bmw E46 330 X-Drive con cambio automatico 5 rapporti. Come potete vedere siamo il 28 aprile e fuori sta nevicando. Siamo a circa 1000 metri. Direzione Sauris di sotto, dove mi hanno detto che ci dovrebbero essere un 30 cm di neve. E poi Sauris di sopra con 50 cm di neve. Gommato con Pirelli P0 termiche. In teoria una buona gomma da quel che dicono. Qui potete vedere i disastri delle ultime piozze che ha fatto durante l'inverno, ci sono ancora i tronchi, un disastro a mezzo. Avevo già provato su neve, avevo già portato un video sul canale la mia vecchia Bmw 330 XI, quindi 330 manuale a benzina, sempre touring, sempre X-Drive. Oggi facciamo un test con la automatica diesel, quindi sicuramente più peso, cambio sicuramente meno adatto per la guida su neve perché non ha freno motore praticamente. È un motore con tanta più coppia rispetto al benzina, tanta più coppia bassa ed esplosiva col poco, per cui sicuramente più impegnativa da gestire. Qua ad altezza del lago la neve non è della migliore, è una neve decisamente bagnata e decisamente marcia, c'è una neve su cui mancano le gomme termiche, ti salvano perché non fanno prese come dovrebbero su una bella neve asciutta, però confidiamo. Ora ho ancora i controlli elettronici della Bmw attaccati. Ecco, sono appena intervenuti e più tardi, salendo di quota, proverò anche a staccarli appena la neve migliora. Guardate qua come nevica, è tornato l'inverno. A Pasqua ero a 2000 metri in maniche corte in rifugio e oggi nevica, siamo neanche a 1000 metri e nevica. Spero di non trovarsi la mina quando scendo, perché non vorrei restare bloccato a Sauris, per quanto mi piazza, per quanto mi senta a casa. Dovrei tornare a lavorare domani mattina. Ecco, se magari non stiamo in mezzo alla strada. Una strada ricca di tornanti, non messa benissimo. Secondo me la regione potrebbe mandare un paio di contributi per riasfaltarla, perché il paesino più alto del Friuli Venezia Giulia è una delle nostre perle. È un peccato che abbia una strada così rovinata. Adesso sempre con controlli accesi, tiriamo una aperta in salita. Qua non riesco a fare il pendolo, ovviamente, perché è un automatico un po' difficile. Vorrei portarla a casa senza una copertura. È già passato lo spazzaneve dai buchi, dai cumuli laterali. Prima tappa, corsa al bar a trovare Saretta a fare una chiacchiera in vista dell'estate. C'è il controllo di trazione che mi lampa praticamente fisso e continuo, lo sta lavorando bene. Adesso poi ritiro quasi quasi e lo stacco. Ecco, staccato, adesso vediamo che cosa succede. Le 4 si sentono, e come se si sentono. Sauris, occhio in curva, controllo.
manovali staccati. Madonna, senti quanto. Bisogna sempre stare attenti perché la Bmw ha una trazione sportivizzante e spinge sempre più dietro. Thank you.
bisognerebbe provare un posteriore. Guardate qua quanta neve! Che cos'è? Siamo il 28 aprile! Come dicevo, bisognerebbe provare un posteriore che... Ok, su neve spianta subito. Però con molti meno cavalli e un filo di gas. Penso sia un traverso continuo su strade del genere. Anche con un semplice 320, 316, 318. Blandi, blandi, penso che... Ecco, sarei curioso di provarla con neve fresca. Magari l'ultimo colpo. Possiamo vedere se... Passa il rischio di farla spazzare con un uso. Il presidente proprietario, non so che razza di assetto di merda gli abbia messo, cioè l'ha passata, ma gli ammortizzatori non sostengono, non sono, o li ha distrutti o li ha messo veramente. Si sa quando si entra, ma non si sa quando si esce. È già passata un'oretta e mezza o anche due e ci siamo bevuti due birrette giuste per stare nei limiti per poter guidare. Cioè, ragazzi, 28 aprile 2019, siamo a Sauris. Volevo portarvi un po' per neve fresca, ma la vedo molto difficile. Intanto io sto girando per le viuzze di Sauris di sopra, cercando di non spaccare il mascherone, perché è decisamente basso, e alla ricerca della neve fresca, che ad esempio qua c'è, però c'entro in retro e giro in retro perché altrimenti rischio di piantarmi e non mi sembra il caso. Se spancio poi non esco più. Provo a fare una foto con il telefono. Adesso saliamo di nuovo a bordo. Volevo testarla su strade familiari, su strade che
molto bene, in modo da sapere poi cosa aspettarmi i prossimi inverni, anche in caso di trasferte, di nevicate improvvise e di posti particolarmente difficili come questo. Ovviamente la strada, il vantaggio della strada è vicino alla mia, adesso provo col freno a mano. Che spettacolo, godo come un riccio. Mi sono incartato nella neve. Ho fatto una spazzaneve, per fortuna è morbida. Adesso ci riprovo. Sì, devo dire, non te ne va quasi niente, evidentemente.